Buongiorno, bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Prima di andare a vedere le principali pagine locali e nazionali, andiamo a vedere insieme questo servizio, questa intervista che vi riproponiamo al presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura. Presidente Frattura, quanto è stato sofferto scegliere questa giunta? Ma no, non è stato sofferto affatto. Ci sono state oggettive e obiettive difficoltà legate al fatto che 4 assessori su 12 consiglieri regionali significa 8 consiglieri regionali che purtroppo non entrano, anzi 9 consiglieri regionali che purtroppo non entrano nel governo regionale. Qualche aspettativa sicuramente delusa, ma con la consapevolezza che saranno talmente tante le cose da fare che sono convinto ci sarà da lavorare per ciascuno dei consiglieri regionali. Come mai tutti questi giorni? Ma perché tutti questi giorni? Abbiamo rispettato appieno i termini fissati dalla norma, abbiamo utilizzato questo tempo per cercare di mettere a punto, insomma, la soluzione più efficace, più equilibrata e più rappresentativa per l'interesse di tutti i molisani. Qualcuno dice, facendo supposizioni, che lei ha fatto una grande riunione ieri sera, terminata alle 9 di questa mattina, volendo ascoltare uno a uno tutti i partiti, tutte le coalizioni, questa mattina poi anche tutti i consiglieri della maggioranza. E poi però c'è stato questo cambiamento, cioè andiamo per fasi. Questa notte il PD aveva fatto un passo indietro, sembrava aver trovato la quadra, poi cos'è successo? Ma innanzitutto un apprezzamento al Partito Democratico e va da sé che considerando una serie di impegni assunti durante la campagna, o meglio ancora prima, durante la presentazione delle liste, durante la campagna elettorale, chiaramente alcune situazioni andavano evidentemente riviste e riorganizzate. Un plauso alla disponibilità del Partito Democratico che aveva inteso fare un passo indietro garantendo l'appoggio al governo regionale. Però in tutta onestà ho inteso un coinvolgimento diretto della prima forza politica di coalizione, per cui ho chiesto al Partito Democratico un impegno diretto. La logica del confronto condiviso, serrato e costruttivo, abbiamo detto dall'inizio, caratterizzerà questo governo regionale. Sicuramente un modo di lavorare che stanca, sicuramente un modo di lavorare che richiede tanto tempo, però sicuramente questo è il modo con il quale più e meglio, penso, si possa dare riscontro e risposte non alle forze politiche, ma ai cittadini. Rispetto ad accordi preelettorali, tutto è stato mantenuto? Ma più che inevitabilmente no, è inutile girarci attorno. Va da sé che una coalizione che è cresciuta in termini di proposta durante la fase di presentazione delle liste evidentemente ha scontato una serie di incroci che purtroppo nei fatti non è possibile poi verificare tutti in prima battuta. È chiaro che tutti quegli impegni, sono convinto, saranno mantenuti in corso di legislatura. Diamo un minimo di tempo, certo non si può dare una risposta immediata a tutto. Abbiamo 5 anni di fronte per garantire a questa regione, mi auguro, uno straordinario governo vicino ai cittadini, alle loro esigenze, alle loro aspettative, al tanto entusiasmo che abbiamo messo in campo con loro durante la campagna elettorale. Con il tempo necessario sono convinto che rispetteremo ogni impegno assunto, appunto, tra di noi e soprattutto con i molisani per i molisani. Come Presidenza del Consiglio è stato indicato una persona, un movimento, un partito, oppure ci saranno in tanti a poter partecipare alla partita? No, come è stato per la Giunta, io mi auguro che martedì in Consiglio presenteremo una proposta che valga la sintesi del centro-sinistra, sintesi che mi auguro possa appunto portare a casa quel consenso necessario a dimostrare che anche per il Consiglio avremo lavorato con l'obiettivo dell'unità, ma soprattutto con la proposta della qualità. Non aumenteranno i consiglieri regionali, non ci
ci sarà obbligo di dimissioni per gli assessori? No, anche su questo abbiamo detto il tema dell'obbligo non è mai esistito. L'obbligo non è, o l'imperativo non è né il verbo né il vocabolo che onestamente ci appartiene o ci apparterrà. Abbiamo soltanto posto il tema della governabilità e dell'efficienza del funzionamento del Consiglio regionale considerando i numeri dei consiglieri per il corretto funzionamento della istituzione. Verificheremo strada facendo e laddove dovesse essere necessario avere una maggiore consistenza in termini di presenza dei consiglieri regionali, valuteremo anche lo strumento delle dimissioni. Ed ora i principali fatti del giorno sul quotidiano del Molise. Apertura dedicata alla politica, esecutivo ora è caccia alla delega Nagin Paul per i lavori pubblici, mentre per Petraroia è sicura quella al welfare. Scarabeo verso le attività produttive e Facciolla il mio impegno per essere più vicino ai cittadini. Riti del Venerdì Santo, incappucciati e Teco Vorrei, i molisani si preparano alla Pasqua di Resurrezione rivivendo il dolore della crocifissione del Cristo. E poi la cronaca, la reazione delle forze dell'ordine non si è fatta attendere, è stato individuato il ladro diventato l'incubo dei Campobassani, inseguimento addirittura nell'Isernino. E poi nella rete della Capitaneria di Porto, 700 kg di pescato in multe salate, maxi operazione in Adriatico sul litorale fra Termoli e Pescara. E poi ancora da Campobasso la procura sulle tracce di un tesoro, guglionesi picchiatori condannati, c'è l'appello. Lo sport, Serie D, Termoli d'applausi con i gol di Miani e Bartolini, Serie D, Agnone torna a volare, vede i playoff. E poi la Serie D, l'Isernia si gode il punto strappato all'Ancona. E poi ancora il quotidiano del Molise ricorda che oggi le lancette andranno avanti di un'ora perché torna l'ora legale. Ora andiamo a vedere insieme anche le prime pagine interne del quotidiano, ancora tutte dedicate alla politica e all'attualità. Rivolo, frattura, approvato il finanziamento di 2,2 milioni di euro, sottoscritto l'accordo il presidente De Matteis, spetta l'ultimo contributo. Giunta e Grillini tuonano, il PD fa da padrone Patrizia Manzo, il Movimento 5 Stelle chiederà un posto nella presidenza del Consiglio. Ieri la prima conferenza stampa, intanto Antonio Federico dice siamo il primo partito politico in tutta la regione. La spending review, Coldiretti si organizza ed attiva i nuovi servizi a tutela dei pensionati, Sallusio per agevolare le aree del Molise che ancora non hanno accesso ad internet. E poi ancora l'esecutivo, scatta il toto deleghe, Nagni conquista lavori pubblici, il presidente frattura all'opera per il primo consiglio regionale del prossimo 2 aprile. Facciolla pronto a questa nuova sfida per essere vicino ai cittadini e tende la mano a Totaro, supereremo questa divergenza. Intanto il coordinatore regionale dell'Italia dei Valori si dimette da Palazzo Magno, subentra Simona Contucci. Petraroia, impegniamoci per amministrazioni più sobrie, il primo commento del neo assessore regionale. Poi intanto Vitiello, il Molise ora cambierà giunta, i giovani democratici, è giunto il momento di lavorare. Nel quotidiano del Molise ci spostiamo alla testata online di Informa Molise, dunque le notizie del settimanale del Molise. La sanità privata non ha senso in Italia e nel Molise, questo l'editoriale in primo piano. Poi ancora in primo piano l'attualità, il Movimento 5 Stelle propone la Manzo come presidente del Consiglio regionale, a Federico il ruolo di capogruppo. E poi ancora i punti di vista, neo giunta regionale, ostaggio del PD, così titola Informa Molise. Poi denunciato 31enne, pregiudicato campobassano per due episodi di furto e per un tentato furto. E ancora la giunta fu, questo il commento ancora di Informa Molise. Poi la Solagrital, dopo Pasqua scatta la cassa integrazione da Informa Molise. Ci spostiamo ora alla prima pagina del quotidiano, primo piano Molise.
In apertura di Primo Piano Molise c'è la politica giunta, martedì il primo banco di prova, in agenda l'elezione del Presidente del Consiglio. Il nome favorito è appunto quello di Vincenzo Cotugno, Rialzati Molise escluso dal governo regionale. Tamburro ammette la delusione, le aspettative erano altre. E intanto nel 2014 Campobasso sarà città della pace, l'annuncio ieri di Bregantini durante la processione del Cristo morto che ha richiamato migliaia di fedeli. Ancora grillini bocciano frattura, esecutivo a cambiamento zero verso l'insediamento a Palazzo Moffa. San Martino Facciola nominato assessore, cresce l'attesa per le sorti del municipio. E poi da Campobasso mette a segno almeno tre colpi, 32enne incastrato e denunciato dai carabinieri. Isernia, prese di mira le villette tra Miranda e Pesca, i ladri svuotano anche il frigo. Ancora a Campobasso il comune fa mea culpa e richiude piazza Prefettura. Abbiamo commesso un grande errore, dicono da Palazzo San Giorgio. E poi Lega Pro, l'imprenditore romano pressa, mercoledì sarà in Molise Eccellenza, il Basso Girardi sponsorizza una squadra africana. E calcio a 5, la Ternina liquida il San Michele ed è al 40° dalla A. Ed ora le prime pagine interne di Primo Piano Molise, la politica in apertura verso l'insediamento, i grillini pronti a entrare a Palazzo, la Manzo punta al vertice del Consiglio e Federico boccia frattura una giunta a cambiamento zero. Ammortizzatori in deroga, le regioni chiedono il riparto di 260 milioni e poi le novità del decreto semplificazione PED e CUD online. Coldiretti si attrezza per assistere gli agricoltori 2.0. Ancora l'iniziativa Giovani Laureati, nasce il database di Assindustria. E poi il day after, frattura alla prova dell'aula, mediatore al lavoro per ricucire l'accordo interno. Prevede il vertice dell'Assise per Rialzati Molise martedì, intanto la riunione di maggioranza. E su Facebook la rabbia di assessori e consiglieri mancati, ciocca a testa bassa contro i 44 PD in fila per 6 e Campopiano evoca addirittura Sciascia, Ominicchi e Quacquaraquà. E poi l'impegno di Michele Petraroia, ci metterò testa e cuore all'esponente democratico, non si fa illusioni, ci contesteranno. E poi a Palazzo Magno intanto Nanni si trasferisce in via Genova, al suo posto entrerà Simona Contucci. E poi l'assemblea degli ex, Gaspero Di Lisa, presidente, obiettivo di mandato, trasmettere l'esperienza di chi è in carica. Da Primo Piano Molise andiamo alla pagina dedicata alla nostra regione del quotidiano Il Tempo, che titola frattura tiene per sé sanità e bilancio. Il Movimento 5 Stelle candida Manzo alla presidenza del Consiglio. Dopo il varo della giunta è scattato il toto deleghe per i quattro assessori. E poi il commissario che trova i soldi a Isernia, il nido non chiude di pomeriggio. E sempre a Isernia c'è il conto alla rovescia per le primarie del comune. Da Campobasso la cronaca, fuga di gas dal distributore, dissequestrato l'impianto della SOPE e poi sbloccati i fondi per la fondovalle del Rivolo, viabilità oltre 2 milioni di euro per i lavori di completamento dell'arteria attesa da 40 anni. Spostiamoci ora alla prima pagina del quotidiano I Fatti del Nuovo Molise. Eolico offshore, occasione persa, Lega Ambiente una brutta notizia, la decisione del Consiglio di Stato di fermare l'impianto al largo della costa tra Vasto e Termoli, intanto a Montenero la passione, atto secondo. Le notizie del giorno, il Movimento 5 Stelle ribadisce le sue priorità in regione, la conferenza stampa di Federico e la Manzo, furti a Campobasso, 31enne inchiodato dalle telecamere, poi c'è lo zuccherificio, il rilancio attraverso gli esuberi di operai, è stata trovata l'intesa per 15 dipendenti e i vandali tornano a dimostrare la loro grande stupidità. Questa volta è stata presa di mira la palestra del Maiorana di Isernia. Ed ora andiamo a vedere anche qui le prime pagine interne dei Fatti del Nuovo Molise, che appunto riprendono le notizie in prima pagina. Scelta mia per non realizzare l'eolico offshore, Legambiente favorevole
all'impianto Travasso Termoli, ma il Consiglio di Stato ha dato lo stop definitivo e poi il Movimento 5 Stelle che si presenta e ribadisce le sue priorità. I neoconsiglieri parlano di sanità, costi della politica e ambiente. Intanto è stato convocato il Consiglio regionale per il prossimo 2 aprile. La famiglia sfrattata ancora un piccolo sforzo per estinguere il debito con lo IACP, mentre l'associazione dei tedeschi rinnova l'appello ai Campobassani. Il commissario lavora per assegnare una nuova casa ai coniugi. Carrozza e poi ricalcolo fitto, l'istituto accoglie la richiesta della Onlus. Intanto da Palazzo Magno De Matteis saluta il neo assessore Nagni e poi l'INAIL e il volontariato, un'iniziativa per vincere l'emarginazione. Con i fatti del Nuovo Molise si chiude la sezione dedicata alle pagine locali, ci spostiamo ora alle testate nazionali, iniziamo dalla Stampa di Torino, anche qui apertura tutta dedicata alla politica napoletana, la carta delle dimissioni di fronte allo stallo riflette fra un governo del presidente o l'anticipo della successione, fumata nera dalle consultazioni, pausa di riflessione per il capo dello Stato, il PD, seguiremo le sue scelte, ancora il PDL, larghe intese, intanto i 5 Stelle chiedono l'incarico a loro, addio a Iannacci, il dottore poeta, il cantautore e cardiologo è morto a 77 anni, ha dato voce alla Milano degli ultimi anni. Dalla Stampa di Torino ci spostiamo alla prima pagina del quotidiano Il Tempo. Il PD si arrende, ora decide Napolitano. Enrico Letta dice sosterremo ogni sua scelta, PDL e SCI rilanciano le larghe intese, Movimento 5 Stelle chiude un esecutivo politico verso un governo del presidente oppure le dimissioni. E poi gli applausi per Papa Francesco che ha detto la croce è amore, risposta al male, intanto per la prima volta è stato con i fedeli al Colosseo. E dal Tempo andiamo alla prima pagina del quotidiano Libero, Napolitano piega il PD, intanto la vignetta appunto del quotidiano Libero, Re Giorgio minaccia le dimissioni, i democratici si arrendono, pronti ad appoggiare un governo del presidente, disfatta di Bersani, Berlusconi vince una battaglia, ma la guerra è ancora lunga, titola Libero. E andiamo ora alla prima pagina del Messaggero, ancora tutta dedicata alla delicata situazione politica nazionale. Napolitano, l'ipotesi dimissioni, Quirinale in pausa di riflessione, ultimo tentativo per formare un governo oppure l'addio anticipato. Il PD pronti a sostenere il presidente, intanto il PDL dice no a esecutivi tecnici, Grillo si cambi il Porcellum, anche il Messaggero dedica il proprio saluto, il proprio addio a Enzo Iannacci, il poeta di Vengo Anch'io. Ed ora andiamo invece alle notizie di economia con il Sole 24 Ore. Governo, la carta estrema di Napolitano, stallo tra i partiti, il presidente mette sul tavolo le dimissioni se resteranno i veti, concluse le consultazioni il PDL insiste sul governo politico condiviso, intanto il PD dice disponibile solo a un esecutivo del presidente, intanto in gioco c'è l'equilibrio politico-istituzionale, il punto di Stefano Folli e poi ancora la befera rimborsiva più rapidi nel 2013, 11 miliardi alle aziende, il DL sblocca debiti, PIA e il Tesoro stringe i tempi. Ed ora dalle notizie di economia andiamo a quelle di sport con il Corriere che in apertura dedica il titolo a Conte shock, andrei all'Inter, mai dire mai, siamo professionisti, tifo per chi alleno e stavolta voglio vincere. Stramaccione al contrario e bianconero no, Vucinic out, Guarin in dubbio. E poi il Milan Serie A falsata, Cagliari, Fiorentina a porte chiuse, Galliani è furioso, intanto Napoli Torino per non mollare, Cavani torna e gioca subito, il Bayern rivale in Champions può prendersi la Bundesliga.
Bene, con le notizie dello sport, con il Corriere, la nostra rassegna stampa termina qui. Io intanto però vi lascio alle previsioni del tempo e vi ricordo l'appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale alle 13:50. Grazie per essere stati con noi e buona giornata. Il meteo è offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per sabato 30 marzo. L'ennesima perturbazione attraversa le regioni di sud-est con piogge in transito da ovest verso est, più frequenti in serata tra Molise, Lucania ed Alta Puglia. Temperature senza variazioni di rilievo, venti moderati in prevalenza di libeccio, mari generalmente mossi. Passiamo ora alle temperature. Campobasso minima 8, massima 15 gradi. Isernia minima 10, massima 18 gradi. Termoli minima 13, massima 19 gradi. Il meteo è stato offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero.